Ciao, benvenuti su Life Taste TV per una nuova puntata di 180 secondi di vini. Quest'oggi ci troviamo in Sardegna per conoscere uno dei vini della cantina Poderi Parpinello di Alghero. Monica di Sardegna Superiore, che degusteremo oggi, è un rosso DOC a base di uve Monica. È del 2011 e ha 14 gradi alcol. Alla vendemmia a mano, con selezione dei grappoli, segue una macerazione di 10-12 giorni e il successivo affinamento in bottiglia. Essendo una riserva, può essere messo in commercio, come da disciplinare, solo dopo il 1 settembre dell'anno successivo alla vendemmia. Ma adesso andiamo a stappare la bottiglia. Questo vino ha un colore rosso rubino con ancora dei riflessi violacei. È un vino di buona consistenza. Vediamo il naso. È abbastanza intenso. I riconoscimenti che possiamo fare sono di frutti e fiori rossi, freschi comunque. Sì, non avanza in profumi terziari. Adesso andiamo a assaggiarlo. Sempre un primo sorso per avvinare la bocca. E un secondo per vedere che sensazione ci lascia. È un vino molto equilibrato, abbastanza fresco, con un tannino ben strutturato, che non dà assolutamente fastidio, un vino comunque morbido. Gli abbinamenti: innanzitutto servito a 18 gradi, questo vino è perfetto per accompagnare antipasti, salumi, formaggi, oppure piatti a base di carni rosse e bianche. Il mio abbinamento di oggi: costine di agnello al forno con patate e funghi. Vi ringrazio anche oggi per averci seguito e vi aspetto alla prossima puntata di 180 secondi di vini, sempre su Life Taste TV. Un saluto da Federica. Cin!